Oggi inizieremo l'avventura nella Skyblock. Ciao ragazzi a tutti e bentornati in questo nuovo video della prima serie. Speriamo che vada tutto bene. Prima serie della Skyblock. Come vedete, sono su questo isolotto sperduto. E qua dentro abbiamo solo un po' di ghiaccio e un secchio di lava. Praticamente, noi dobbiamo prenderci questa terra qua cercando di non perdere neanche un cubetto. Non lo so se l'ho perso, spero tanto di no. E dovremo praticamente andare a sopravvivere e costruire tutto quello che ci serve per sopravvivere. Eccoci qua, siamo arrivati al blocco madre, il blocco di bedrock che ha generato tutto questo mondo qua. Un po' di verde cercheremo di lasciarlo perché potrebbe servirci per espandere la nostra piattaforma e portare un po' di verde in giro. Prima cosa che facciamo è cercare di salvare l'unico sapling di albero che ci darà questa pianta. L'unico sapling di quercia che ci dropperà. Se perdiamo quello lì, bisogna ricominciare la mappa, la serie. Eppure viene buio perché non ci siamo qui. Non siamo organizzati, trallallero, trallalla. Cerchiamo di non perdere neanche un blocco, sì. Ok. Siamo all'interno, spero di sì, e proviamo a rompere e vediamo se ci dropperà questo sapling. Altra cosa, noi non dovremo perdere assolutamente l'acqua e la lava per i primi stadi. Abbiamo degli obiettivi da completare che vi andrò a mettere qua da qualche parte del video. Cercherò di mettervi gli obiettivi da completare e noi inoltre aggiungeremo altri obiettivi che saranno andare alla ricerca del... Eccolo qua, guardate dove è caduto, a pelo proprio. Dovremmo andare a ricerca della terraferma del Nether e di quella normale, che sarebbe una delle regole da non fare, ma finiti quegli obiettivi, dopo finisce la serie e per prolungarla un pochino, noi andremo alla ricerca di quei due mondi che ci danno risorse in più e ci daremo altri obiettivi nuovi, tipo fai una fonte... Fai una casa sulla terraferma e varie robe, che ne so. Vediamo se ci droppa qualche altro sapling. Ora come funziona? Dobbiamo fare il cobblestone generator. E come funziona? Allora, ok. Qua ci fissiamo questa. Qui così. Qui avremo il blocco di lava. Aspettate, dobbiamo dare mamma, stavo per sbagliare e lasciarlo cadere nel vuoto. Allora, questo sarà il nostro qua. Non ci dà altro? No, ok. Qui metteremo l'acqua e andiamo a fare una roba del genere. Così che così mettendo il blocco di ghiaccio, l'unico blocco di ghiaccio abbiamo qui, noi andremo a creare il secchio di lava e il blocco di ghiaccio. Ok, allora come funziona? Noi andremo a mettere qui il blocco di ghiaccio e qua sopra il blocco di lava che scenderà e speriamo che non vada eccessivamente. Ok, qua così. Ok, stiamo attenti in modo che l'acqua non arrivi là sopra. Ok,
prendiamo i nostri blocchi di legno, li trasformiamo. Ok, questo è il primissimo blocco, il primissimo piccone, scusate, che non dovremo distruggere perché sarà quello che ci aveva permesso di iniziare, quindi stando molto attenti cercheremo di... Eccola, ovviamente è caduta giù. Dovremo cercare di salvaguardare la sua integrità. Quindi non dovremmo consumarlo del tutto. Se magari un po' di cobblestone decidesse sopravvivere, magari, stando magari attenti, ci piazziamo anche qui, stiamo attenti che non pigli fuoco tutto. Un altro sapling. Wow! Io. Salvaguardiamo questo sapling come se fosse... Ah! E peraltro sta pure tornando notte, quindi piazziamo un albero qui che non si sa mai. Che succederà? La terra la mettiamo qua, che non la perdiamo, che è sacra. Giù una fornace, legno, legno. Aspettiamo che cuocia. Intanto ci prendiamo questo legno qui. Dobbiamo stare attenti veramente che non bruci tutto, perché se brucia tutto siamo veramente fregati. Ci craftiamo le prime torce. E le prime 8 torce sono fatte. Piazziamo qua che illuminiamo qui e illuminiamo anche qua per evitare cose non gradite. Adesso sfruttiamo l'acqua e andiamo a piazzare dei blocchi al di sotto per poter fare una base. Quindi ora dobbiamo un attimo, riposiamo, ok, e ora via di nuovo. Ok, guardate che bella la nostra isoletta. Ok, no! Piglia fuoco tutto qua. Ok, aspettiamo
non piglia fuoco. Ok, allora per questo episodio è tutto. Lasciate dei commenti su indizi su come potrei fare alcune cose. E ricordate di iscrivervi, commentare, lasciare del like e condividere a tutti quanti. Io vi lascio con il mio solito saluto elettrizzante, quindi buona fortuna, saluto elettrizzante. Ciao!